C'è un grande problema in ogni famiglia ed è quello della temperatura interna della casa. Insomma, va bene che in questa domenica di fine febbraio il clima ha messo la testa fuori da quel buco gelido che l'aveva stretto in una morsa. Va bene che la primavera stia cercando di sedurre l'inverno, mandando avanti qualche profumo di tepore, e il sole le tiene bordone, accendendo tinte che sembravano sinfonie vivaldiane. Va anche bene che i colori si stiano scaldando e stringendo i pugni buttino fuori i primi sudori, ma adesso dire che fa caldo mi sembra un po' esagerato. C'è anche in casa nostra il fatto che si combattono due partiti, quello del chiudi la finestra che fa freddo e quelli del spegni il calorifero che fa caldo. Oggi però ho segnato un gran gol di quelli da centrocampo. Avevo appena litigato con mia moglie, abbiamo discusso con accalorata passione. Mi ero indignato perché aveva osato definire caldo il vento che soffiava per strada e che evidentemente si era esaltato a tal punto da immaginarsi come un refolo primaverile dal quale si era appunto mascherato. Insomma, detto tra noi, era malamente tiepido, qualche microgrado al di sopra della temperatura della giornata. Travolta da questo entusiasmo per un'anticipata primavera che aspettiamo con grande ansia, nella sua percezione ottimistica, mia moglie aveva quindi spalancato un numero imprecisato di finestre tendente alla totalità, procedendo e procurando un fenomeno a me sgradito e noto tra i fiorentini come riscontro e tra i milanesi, specie quelli imbruttiti, come corrente, vocabolo che rende molto di più e molto meglio la mia sofferenza. E di fronte alle mie sommesse e modeste proteste, lei si era inalberata, dedicando molte energie a rimettere al suo posto il riottoso subordinato, vale a dire me. E proprio allora ho segnato il gol, perché in quel preciso istante è entrata a casa una figlia che, parola per parola, aveva ripetuto le mie medesime rivendicazioni, le mie medesime affermazioni, neanche ci fossimo messi d'accordo. E sono soddisfazioni che i figli ti sanno dare realmente, non tanto di frequente, per questo vanno proprio assaporate. Intanto si va verso il caldo e la spunteremo noi. E tutto questo è descritto in Shampoo, il libro che ti dice dove stai sbagliando.